Nuova puntata del Fatto, la rubrica di approfondimento giornalistico con il contributo della redazione di Ciak News. Qualche giorno fa abbiamo avuto in studio il sindaco di Paternò Nino Naso e con lui abbiamo iniziato un mini ciclo di incontri per approfondire, per analizzare l'attuale situazione politica paternese, e dobbiamo riscontrare che in effetti la politica, che se ne dica, comunque continua ad attirare. I social sono ovviamente una cassa di risonanza, sono state dette tante cose, e alcune cose sono state apprezzate, altre sono state criticate, altre addirittura hanno suscitato anche una qualche, ormai diremmo anche fisiologica, ironia da social. Però al di là delle battute, al di là delle frasi di circostanza, ci sono dei temi molto importanti da approfondire, perché la politica è una cosa essenziale ed importantissima per tutti i cittadini. Un tema, dunque, tanti temi, o meglio, che torniamo ad approfondire quest'oggi con altri due graditi ospiti in studio che vado a presentare, a cominciare dalla mia sinistra, il capogruppo in consiglio comunale di Diventerà Bellissima, Anthony Di Stefano. Benvenuto al Fatto. Grazie, grazie Salvo, grazie dell'invito e un saluto anche a tutti i telespettatori. Insieme ad Anthony Di Stefano anche il vice sindaco e assessore Ignazio Mannino. Benvenuto al Fatto. Grazie dell'invito, Salvo, e un saluto a tutti i telespettatori. Bene, direi di cominciare. Ovviamente avete visto, questa volta c'è un contraddittorio, ci sarà una rappresentanza della maggioranza, dell'amministrazione, una rappresentanza dell'opposizione. Vogliamo capire, vogliamo approfondire determinati temi, e comincerei proprio con l'opposizione. Anthony, ci diamo del tu, perché poi nella vita ovviamente ci conosciamo per tanti. Per tanti motivi. C'è un lavoro che è stato fatto, che continua a esserci in Consiglio Comunale. Ora, ecco, ci sono state ultimamente anche delle dichiarazioni da parte del sindaco Naso che non sono piaciute all'opposizione. Io direi di cominciare subito a toglierci i cosiddetti sassolini dalle scarpe, e ti passo la parola proprio per dare anche il tuo commento dal punto di vista politico a quello che è stato detto fino adesso. Io sulle dichiarazioni del sindaco ho poco da commentare. Ho poco da commentare perché onestamente ognuno di noi qui è chiamato a dare il proprio contributo per cercare questa città in qualche maniera di risollevarla. Non ho gradito alcune frasi relative a, non so, poi in particolare a chi si riferisse, a soggetti politici che evidentemente cercavano il cosiddetto patrozzo, che è già un termine assolutamente da abolire in quella che è la politica. Chissà per quale motivo lo hanno cercato questo patrozzo. Diciamo che alcuni riferimenti sono stati assolutamente fuori luogo. Non credo che sia questo il linguaggio che debba essere utilizzato dal sindaco di un comune di 50.000 abitanti in un momento così delicato, perché Paternò sta vivendo un momento davvero delicato. Questa non è una questione né di maggioranza né di opposizione. E mi limito semplicemente a dire questo. Fotografo quello che è il momento della città, che versi in una condizione, come dicevo prima, delicata già da anni, non è certamente da oggi che si versa in questa situazione. E se uno come me, che tutto era e probabilmente è, che un politico tutt'altro, lo è stato, se ha deciso di scendere in campo e metterci la faccia, probabilmente è proprio perché si era arrivato e si è arrivato a un momento in cui non si possono più accettare determinate cose. Prendo atto che quello che dovrebbe essere lo strumento migliore per poterci far fare il salto di qualità, per tornare a farci sognare, che è la politica, perché io personalmente, nella mia formazione umana e culturale, giudico ancora, vice sindaco, la politica come il mezzo e lo strumento per poter far sognare questa città, i cittadini, un popolo. Prendo atto che questa è una politica invece che viene fatta soltanto accontentandosi di dividere le prebende. A te do questo in cambio di quest'altro, di quello non si deve parlare perché è meglio parlare dell'altro ancora, perché su quello noi non sappiamo cosa fare. Non è possibile in questa maniera. Questo non tocca soltanto, per quanto mi compete, il mio ruolo di consigliere comunale. Questo tocca il dibattito che c'è in città, che si è azzerato. C'è una città che è assuefatta. Di questo ne parliamo nel corso della puntata. Vedo che appunto il consigliere Di Stefano è entrato subito nel vivo
della puntata, però appunto vorrei concludere questa chiosa sulla puntata, su due puntate fa, o meglio, dove appunto è stato ospite il sindaco Naso, e vorrei chiedere anche Ignazio Mannino un po' anche il suo commento su quanto è stato detto, se forse un certo modo anche di interpretare la politica, ovviamente mi riferisco al sindaco Naso, può avvicinare o certe volte può essere addirittura un contraccolpo per la politica stessa. Io reputo che il sindaco mette tanta passione, tanta anima e tanto cuore, per cui ha quel senso di profonda, diciamo, di visione, di profonda difesa della propria città e Suddivisione l'avevi detto bene. più che altro nel tentativo di invocare l'unità, perché quando dei soggetti politici di tutto rispetto pensano di poter parlare di azioni politiche che riguardano la città di Paternò e di importanti opere, di importanti interventi che riguardano la città di Paternò o che si condivida o meno l'amministrazione, io reputo, perché conosco e ho stima dei soggetti chiamati in causa, reputo che il coinvolgimento delle istituzioni, del sindaco, di tutta l'amministrazione, di tutto il consiglio comunale è doveroso. Di Quindi, Brescia l'incontro sulla metropolitana in un bar noto di Paternò. assolutamente sì. E il sindaco, con tanto fervore, con tanto animo e tanta passione che mette sempre, ha chiamato in causa queste Ma vicende. l'inghippo qual è Io stato? Anche per capirlo definitivamente, l'inghippo qual è stato? una volta su tutte, non sto No, sul parlando di 30, qual è inghippo, stato io l'inghippo? reputo che si debba discutere di argomenti importanti e si debba coinvolgere l'amministrazione. La si può contestare se si contesta Ma in cosa non è l'amministrazione. stato coinvolto? E questo voglio capire. Non è stato coinvolto in cosa? Non c'è stato coinvolgimento perché mentre l'amministrazione ha avviato dei percorsi di dialogo con l'ingegnere Fiore, con la metropolitana e ha messo in campo delle soluzioni, non essere coinvolta in un incontro pubblico e non essere coinvolta in un dibattito che può accrescere e può migliorare quello che è il risultato finale, sicuramente non ci perde né l'amministrazione, non ci perde il Consiglio Comunale, ma ci perde tutta la città. Ma il suggerimento è per il futuro, il suggerimento è per il presente e per il futuro. A mio avviso non sono d'accordo, non ci sono né padrini né padrozzi nella città, anzi, io reputo che i personaggi politici che circuitano attorno alla nostra città e che sono di spessore, hanno dimostrato di avere capacità di fare politica, debbono, assieme all'amministrazione, nel rispetto del ruolo, assieme al consigliere Di Stefano, assieme all'opposizione, alla maggioranza, nel rispetto del ruolo, unire le proprie forze e le proprie sinergie per aiutare una città che è in difficoltà. E le difficoltà affondano le proprie radici non da oggi, non da ieri, ma sicuramente in un passato più remoto. Se invece si innescano dei meccanismi di contrasto, il contrasto non gioca a nessuno. Su questa vicenda mi. Chiudiamo così la parentesi Io e però andiamo posso avanti. però dire una cosa, posso dire una cosa al Assolutamente, sindaco? Sì, assolutamente. Il tempo che. però io, insomma, mi richiamo e mi appello alla tua onestà intellettuale. Viene portato un esempio legato ad una conferenza in cui l'amministrazione deve essere coinvolta. E l'invito credo che sia già di per sé un motivo di coinvolgimento per poter intervenire e dire la propria. Vorrei farti notare, e mi appello a te, alla tua onestà intellettuale che hai e che ti riconosco. Questa è un'opposizione che in questi 2 anni è stata fatta passare dall'amministrazione comunale come qualcosa di cattivo. Abbiamo dovuto assorbire come delle spugne insulti, cattiverie, frasi assolutamente fuori luogo. E guarda che se tante volte non abbiamo voluto reagire così come era giusto che fosse, è stato anche per rispetto nei confronti della città, che non merita di vivere dentro una grande polemica. Abbiamo detto, noi abbiamo preso una scelta giusta, sbagliata, condivisibile, non condivisibile, l'abbiamo fatta, abbiamo provato a spiegare alla città, punto, andiamo avanti. Qui invece è una campagna elettorale perenne e permanente. Perenne e permanente. Il risultato è uscendo fuori da casa, ognuno da casa nostra, vedere le condizioni della città. A questo arriveremo subito, velocissima replica e poi passiamo ai temi dell'amministrazione. Allora, Prego. io reputo che bisogna uscire da ambo i lati, seppellire l'ascia di guerra da ambo i lati e uscire così come è successo l'altra sera in Consiglio Comunale sulla delibera dello svincolo, dove si è confrontati, Non è stata l'unica, eh? si è avuto delle posizioni diverse, dove io personalmente ho anche condiviso delle valutazioni, ma il punto di vista dell'amministrazione era quello di mettere e a
assicuro quello che era l'intervento, quello che era la realizzazione dell'opera, si è discusso, si è dibattuto nel rispetto dei ruoli, perché il rispetto dei ruoli ci deve essere sempre da ambo i lati, e dobbiamo necessariamente riportare la politica paternese sul piano del dialogo, sul piano della collaborazione, perché la città ha bisogno di questo. Quindi fin qui l'abbiamo conclusa, almeno questo primo step. Ci sono tanti argomenti da approfondire. Sicuramente avrei voluto cominciare con altro, ma vista anche proprio la cronaca di questi ultimi giorni, non posso non parlare di rifiuti e di raccolta differenziata, perché ieri siamo tra l'altro scesi in strada, abbiamo realizzato un servizio chiedendo un po' alla gente anche un po' cosa ne pensi di questa tolleranza zero più o meno. Ora, apparentemente davanti al microfono tutti sembrano tutti ligi alle regole, poi vediamo che in realtà la situazione della città è ben diversa. È chiaro che si doveva cominciare da qualche parte, vi chiedo il vostro parere, tornando dal consigliere Di Stefano. Quello che sta accadendo in questi giorni, e siamo nel 2019, francamente era tutt'altro che auspicabile. Uso una frase fatta, non doveva affatto accadere. Io comprendo la tolleranza zero, ma sto notando che questa tolleranza zero è più che altro nei confronti della pazienza dei cittadini. Perché se vero è che qualcuno sbaglia a differenziare, altrettanto vero è che qualcuno avrebbe voluto anche un'informazione più capillare, più netta. Così come siamo bravi a convocare conferenze stampa sul tutto, sarebbe stato molto più importante lavorare perlomeno qualche settimana dicendo guardate che da giorno X non si scherza più, la differenziata o la facciamo tutti bene oppure guardate che si rischia questo, questo e quest'altro, come giusto che fosse. Non si parte così all'improvviso. È vero è che c'è stata una campagna di sensibilizzazione da parte dei volontari, ma evidentemente purtroppo, ahimè, non è stata quella Sicuro. che è servita in toto a completare questa situazione, anche perché, e concludo, il problema vero qual è? Perché va bene la tolleranza zero, va bene tutto il resto, poi succede però che i sacchi rimangono lì per strada per tanti giorni con tutto quello che significa, con tutto quello che significa. E la gente, perché dico la tolleranza zero nei confronti della pazienza dei cittadini? Perché poi è chiaro che anche chi paga correttamente la bolletta della spazzatura, anche chi fa correttamente la differenziata, questo schifo, passatemi il termine, non lo può vedere. Ezio Mannino, la replica. L'argomento è molto più complesso Indubbiamente, e indubbiamente. vorrei capire da parte dell'opposizione quale potrebbe essere la soluzione. Io reputo che è necessario e doveroso partire da un principio di tolleranza zero, perché solo mettendo alle strette e dando delle regole chiare e ben definite si può raggiungere l'obiettivo. Sulla mancata informazione non sono assolutamente d'accordo, perché tanto i volontari quanto diversi spot pubblicitari girano già da tempo. Da tempo sono state divise tutte le nozioni e le informazioni necessarie per fare in maniera corretta la raccolta differenziata. Sono state date delle brochure, sono stati ridati i calendari assieme alla distribuzione dei mastelli. E pertanto era doveroso usare il pugno duro, usare la tolleranza zero, perché oggi sulla questione dei rifiuti, il Presidente della Regione lo insegna perché ha fatto tante ordinanze Si deve arrivare al 65%, spiegando ai assolutamente, cittadini, spiegando assolutamente. alle amministrazioni che rischiano di incorrere in sanzioni economiche di dover fare necessariamente la raccolta differenziata. Io reputo che il disagio che si sta creando in questo momento alla città, perché di fatto è un disagio, è doveroso per poter raggiungere un obiettivo, un risultato. Tra l'altro, sulla questione della differenziata, io noto delle questioni molto, molto importanti, che chi realmente invoca e accusa questa amministrazione di non fare in maniera corretta la raccolta, di lasciare i sacchi neri, poi di fatto è il primo che non differenzia. Lo dico con la responsabilità che me l'assumo, perché abbiamo Questo è un aspetto riscontrato culturale tanti, che tanti, va. tanti leoni da tastiera. Tanti soggetti che sono anche attribuiti politicamente a componenti o a una parte politica che non è quella dell'amministrazione, che sono bravi a parlare, bravi a scrivere su Facebook e poi di Questo fatto ormai non. in tutti gli ambiti, Poi di purtroppo, fatto chi sono i scrive poi primi, molto sono di spesso. fatto i primi a non fare la raccolta differenziata. Mi auguro che queste persone, che Come evidentemente già avete individuato, mi sono auguro che queste sanzionate, persone che già avete individuato siano state è sanzionate. chiaro, perché il lavoro che è stato fatto
inizialmente da me e lo sta seguendo e lo sta continuando in maniera eccessa l'assessore Gulisano, è di assoluto controllo. Il comando della Polizia Municipale con la Direzione dell'Ambiente, assieme all'assessore e agli uffici e alla DASTI, quotidianamente controllano quei sacchetti di rifiuti che sono stati depositati in maniera abusiva o quella raccolta che non è stata fatta seguendo il calendario settimanale e vengono multati. Le multe sono salite in maniera vertiginosa, ma Vedremo a Milano sulla raccolta differenziata, siamo tutti molto curiosi di sapere adesso siamo questo oltre il lavoro 40 e sicuramente questo mese dove supereremo il 40. arriveremo. Ci sono tanti argomenti, cerchiamo di andare anche abbastanza veloce perché sicuramente la raccolta differenziata è un tema interessante, ma un tema altrettanto interessante riguarda bilancio, tributi e personale dell'ente. Sul personale dell'ente, questo è un macro argomento di cui si parla da almeno 10 anni, vuoi o non vuoi, per la questione dei doposcuolisti, dei tributi. Se ne è parlato proprio lo scorso inverno con l'operazione IRPEF che ha visto protagonista l'opposizione e in qualche modo, tra virgolette, un po' vittima anche la maggioranza, ma di questo adesso risponderà l'assessore Manino, che tra l'altro ha proprio la delega al bilancio, e nel periodo estivo si parla sempre di bilancio di previsione. Questo è uno dei temi più difficili per tutte le amministrazioni, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di Paternò, di Catania, di Palermo, perché la situazione degli enti locali sappiamo bene quale sia. Però a noi interessa ovviamente sapere Paternò, e quindi quello che chiedo, anzitutto, e riparto dall'assessore Mannino, a che punto siamo con il bilancio di previsione? Perché di annunci se ne fanno tanti, però vorremmo capire se davvero riusciamo stavolta ad arrivare prima di Santa Barbara e capire dal punto di vista dei tributi se ci sono novità per quest'anno. Proprio notizia fresca di adesso, perché vengo da una riunione assieme all'ufficio tributi, all'ufficio bilancio e agli esperti consulenti che ci stanno seguendo nella stesura del bilancio. Il bilancio già è stato quadrato, il bilancio è pronto. Questa settimana lo delibererà la Giunta. Deliberato dalla Giunta andrà in Consiglio Comunale per 15 più 8, quindi 23 giorni, quindi molto prima di Santa Barbara, credo. Per la prima volta dopo tanti e tanti anni il bilancio verrà approvato E questa è in una novità perché comunque a tempi giugno, consoni insomma, e sarà veramente prendiamo un atto bilancio di di previsione. questo. Quindi la Giunta dovrebbe approvare tra la fine di giugno e i primi di luglio, diciamo Questa così. settimana la Questa Giunta settimana, questa approverà il settimana. bilancio. Quindi abbiamo anche un ultimatum, Sì. diciamo. Ok, prego. Qualche nota rispetto a quello che è il bilancio e diciamo gli aspetti collegati adesso, ovvero il personale. Parto dal personale, sappiamo benissimo che il documento unico di programmazione, documento che sta alla base del bilancio, va approvato prima del bilancio perché ne è parte integrante e parte complementare. Ebbene, in questo documento unico di programmazione abbiamo previsto finalmente la stabilizzazione dei nuovi precari che sono ancora ad oggi in forza al comune. Si è previsto, grazie alle risorse assunzionali che sono state ricavate, un aumento del monte ore più o meno a tutti, anzi a tutti, delle poche ore sommate a tutti i dipendenti part-time, quindi per avvicinarli il più possibile al full-time, ed anche un potenziamento della Polizia Municipale. È stato fatto un incontro con il sindaco, l'amministrazione e i rappresentanti sindacali. È stata avviata una procedura di potenziamento e in questo bilancio, è scritto nel DUP, ci sono le disponibilità e le risorse per poter aumentare il corpo della Polizia Municipale. Devo dire che il bilancio poi Ci saranno dei tagli, immagino. soffre della riduzione dell'addizionale IRPEF del gettito di quasi 590.000 euro. Ti chiedo, assessore, a proposito, se poi questo passaggio, perché su questo, per esempio, proprio il sindaco Naso, in una conferenza stampa, tra l'altro molto accesa, che ricordo bene, parlò anche dell'ipotesi di poter rivedere con Roma, con Palermo, appunto, la possibilità di appunto rivedere questa delibera. Che è stata confermata, ecco, che Allora, la questione è contabile ed è di equilibrio di bilancio. è ovvio. Chiaramente l'amministrazione delibera un bilancio che è quadrato. Questo bilancio E quindi ha tenuto conto della riduzione del gettito. deve tenere conto della riduzione del gettito di 590.000 euro. Siamo a giugno,
approveremo il bilancio a luglio in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale mi auguro che approverà il bilancio a luglio. Chiaramente vanno fatte delle valutazioni di equilibrio di bilancio in prospettiva fino a dicembre e sarà l'amministrazione assieme al Consiglio Comunale l'ipotesi di valutare eventualmente un riassesto di bilancio, una manovra di riequilibrio di bilancio qualora non potessero essere soddisfatte le esigenze e i servizi che l'ente ha. Chiaramente è un bilancio ristretto, è un bilancio dove tutte le possibilità di manovra sono ridotte a zero. Cosa ci aiuta in qualche modo e cosa ci ha aiutato in qualche modo a poter arrivare alla stesura del bilancio è finalmente la regolarizzazione del rapporto debito-credito tra il comune e la partecipata. Tant'è vero che già è al vaglio dei revisori dei conti per il parere il contratto di servizio. Questo contratto di servizio finalmente, cosa che non ha fatto nessuna amministrazione, metterà nero su bianco il rapporto credito-debito e ci permette in qualche modo di intervenire e ridurre la spesa corrente. Vice Sindaco, ti fermo un attimino perché c'è tanto è detto. Vedevo tra l'altro il consigliere Antonini Stefano che giustamente parlando di parole sentendo ristretto e quant'altro, insomma, un po' aveva da dire. Mi permetto di dire, e su questo lo dico con la coscienza assolutamente pulita, che nessuno di noi, e parlo dell'opposizione, ha minimamente e fortemente messo mai in discussione che comunque le casse di questo comune non stiano attraversando un momento florido. Anzi, abbiamo cercato anche di venire e andare incontro alle esigenze dell'amministrazione comunale. Tante volte, anzi in verità quasi sempre, abbiamo trovato la porta chiusa anche sulle proposte che abbiamo fatto, ma va bene così. Mi limito a prendere atto di due cose, di due considerazioni che faceva il vice sindaco e ne prendo atto con molto piacere e con molta soddisfazione. Uno dei miei primissimi atti, scusate il gioco di parole, quando mi sono insediato da consigliere comunale fu quello di presentare una proposta in consiglio per poter aumentare il monte ore per chi oggi è lavoratore part time al comune di Paternò, perché sapevo e sappiamo quanto importante sia. Una proposta che feci, vice sindaco, dopo essermi documentato, cercando di comprendere se era una manovra possibile oppure no, comprendo che avendolo fatto uno di opposizione, men che meno poteva essere presa in considerazione. A distanza di un anno e mezzo, sono felicissimo che invece, così per come lei ci sta dicendo, nel bilancio figurerà l'aumento del monte ora. La seconda è quella del contratto di servizio. Sul contratto di servizio personalmente ho presentato due interrogazioni. Era una questione che era posta nel cassetto, preparata già ai tempi della passata consigliatura e che è rimasta inspiegabilmente, a mio avviso, chiusa dentro un cassetto. A distanza di due anni finalmente la si tira fuori. Di questo ne sono molto contento, perché vorrei che una volta per tutte finissimo tutti quanti di osservare, guardare e assistere inermi a situazioni come quelle legate allo scorso bilancio, dove i soldi dell'AMA passano, a nostro avviso, l'abbiamo detto in tutti i modi, a nostro avviso in maniera inspiegabile, dall'AMA al bilancio del comune di Paternò. Spero e mi auguro che questa volta possa essere per sempre, definitivamente, posta una pietra sopra questa questione. L'AMA sa quello che deve fare, il comune di Paternò sa quello che deve fare. Leggeremo le carte del bilancio perché vogliamo capire realmente come è stato fatto quadrare, come i numeri sono stati messi al proprio posto. Non posso essere che felice se già domani mattina ci mettiamo a parlare di bilancio e di numeri, però vogliamo vedere anche cosa è stato scritto in questo bilancio per comprendere eventualmente dove si deve intervenire. E se si dovrà intervenire. Io vorrei che una volta per tutte si capisse una cosa. Qui non c'è chi è a favore, chi è contro a determinati passaggi. Lo abbiamo ripetuto tante volte dai nostri banchi in Consiglio Comunale. Quando le cose sono a favore della città non c'è nessuno che non può essere a favore di quelle. E lo abbiamo dimostrato anche con i fatti, non con le parole, non come richiamando il buon Camilleri, al quale auguriamo, speriamo, una buona guarigione esatto. quando dice che le parole, quando restano parole, sono aria vuota. Ecco, noi non vogliamo che le parole rimangano aria vuota. Se si prende un impegno, quell'impegno va portato avanti. Ecco, continuiamo con il discorso del bilancio, ma ci spostiamo il baricentro verso anche un tema anche di natura di dialettica politica. Io vedo il vice sindaco di Tezio Manino che... No,
vorrebbe nuovamente intervenire, però purtroppo dobbiamo rientrare perché il tempo scorre e dobbiamo necessariamente correre. C'è un tema che riguarda, dicevo, la dialettica politica e riparto da Anthony Di Stefano, e c'è lo stesso tema che riguarda il bilancio, perché il sindaco Naso più volte ha accusato l'opposizione di voler fare, tra virgolette, una guerra personale al sindaco, facendo terra bruciata dal punto di vista delle risorse finanziarie da spendere e ovviamente per l'azione amministrativa. In questo modo, impoverendo il sindaco, si impoverisce, lui dice appunto, la stessa amministrazione comunale e quindi l'ente. È così? Cioè, è questa la strategia dell'opposizione? Vi chiedo anche perché, a quanto sembra, a luglio si parlerà nuovamente di bilancio in consiglio. Andrei in contraddizione con me stesso se questa fosse veramente una strategia. È, me lo lasciate dire, una forma di vittimismo che il sindaco ha voluto mettere in campo, alla quale non abbiamo e non ho nemmeno risposto. Perché non cado in questa trappola di far apparire questioni che sono prettamente politiche, necessarie alla sopravvivenza della città, di metterle invece sul piano personale. No, non cado in questa trappola, non ci cado. Non ci cado semplicemente perché abbiamo motivato qualsiasi iniziativa abbiamo portato in consiglio, se era per il sì o se era per il no. E tante volte ci siamo trovati anche per il sì. Abbiamo sempre motivato tutto. Sapete qual è una cosa che invece mi ferisce in particolar modo? Quello che mi ferisce in particolar modo è che buona parte di questa amministrazione, e da questo escludo chi è presente qui in questo studio, ha scambiato l'educazione di chi siede in quei banchi d'opposizione come debolezza. Tante volte, per amore e per rispetto dei nostri concittadini, di chi ci ha votato, abbiamo preferito dire una parola in meno. Ecco, questo è stato scambiato come debolezza, quando invece era il motivo principale per il quale si doveva comunque andare avanti, nonostante alle spalle ti sentivi calunnie, ti sentivi insulti e tutto il resto. Questa è la strada che la politica deve seguire se vuole davvero alzare il livello e la qualità in questa città. A luglio ci sarà un dibattito evidentemente sul bilancio, ma non ci saranno mai delle questioni personali. Non ci sarà mai un banco sul quale io ho qualcosa contro di te. Non uno scontro a tutti i costi. Ma lo scontro c'è se è politico e perché abbiamo... Allora, io non mi nascondo su una cosa. Allora, personalmente ho una visione completamente diversa su come dovrebbe essere amministrata questa città. È all'opposto esatto di chi l'ha amministrando oggi. Ma questa amministrazione è stata votata, è giusto che persegua la sua azione di governo, ma non la condivido per la stragrande maggioranza delle cose che vengono portate avanti. Non lo dico soltanto su me stesso, lo dico osservando la città, dove purtroppo c'è una città che dà l'idea di essere abbandonata a se stessa. Ma non la metto sul piano personale, non dico la città va male perché sei scarso, perché non ce la fai, perché sei incapace, dico semplicemente politicamente a mio avviso andava fatto un'altra cosa, non andava fatto quello. Ecco, su questa trappola di inseguire chi la mette sul piano esclusivamente personale non mi vedrete mai, piuttosto mi vedrete in silenzio. E quante volte mi è stato detto, ma perché non gli rispondi? Ma a cosa devo rispondere? Gli unici ai quali rispondo sono i cittadini che per fortuna quotidianamente mi chiedono, mi pongono quesiti, domande e cerco di essere esaustivo. Di certo, non essendo io che sto amministrando oggi questa città, posso essere io a risolvere i problemi. Posso dare un contributo, se l'amministrazione lo vuole e lo vorrà, ad alleviarli questi problemi. Chiudo perché è chiaro che il tempo è pochissimo. A proposito di bilancio, lo chiedo all'assessore Mannino, noi abbiamo, e non è escluso, non è eluso dalla questione del bilancio, noi abbiamo una piscina il cui affidamento scade il 30 giugno, da settimane se non da mesi chiediamo di sapere che fine ha fatto questo bando, perché dal 9 luglio, anche con la costruzione della piscina esterna, qualcuno questa piscina deve prendersela. Piscina. A che punto siamo? Allora, il 30 giugno scade tutto. Ecco, 30 giugno, dice il consigliere Di Stefano, scade nuovamente il bando. Che situazione c'è? Prima di andare sulla piscina... Sì, ovviamente c'è la... Consentimi una premessa, dico, non è un'accusa rispetto al consigliere Di Stefano, perché è chiaro che le proposte che si fanno in consiglio comunale da parte dei consiglieri sono tutte meritevoli
di osservazione e di attenzione, però io sono abituato quando propongo qualcosa di proporre le soluzioni e come farle. Se alcune manovre, come l'aumento del monteore, è stato fatto in questo bilancio, evidentemente vuol dire che questa amministrazione ha lavorato in maniera seria e ha posto le basi per poterlo A fare. me non mi è stato risposto che non si poteva fare. Detto questo, così come la manovra Ma voi dell'addizionale, siete opposizione, però. così come la Questa è una manovra. battuta che mi Così come viene. la manovra dell'addizionale IRPEF è fatta in maniera assolutamente errata, perché anche la Corte dei Conti ti dice di non toccare i fondi previsti per i debiti fuori bilancio. Quindi una cosa è dire facciamo questo, una cosa è dire come farlo. L'optimum sarebbe dire facciamo le cose, ma dire anche come farle e trovare le soluzioni Beh, se migliori. per questo la Corte dei Conti Brevissima. dice tante cose, anche non fare seguito all'anticipazione di cassa, non è Assessore che... Menino, telegramma sulla piscina e andiamo con l'ultimo tema. La piscina comunale. Allora, il bando di gestione della piscina comunale non è un bando semplice, perché è un bando che non prevede solo la gestione del servizio, ma prevede anche gli investimenti per adeguare e mettere in sicurezza la piscina, che ha bisogno di una manutenzione straordinaria, che purtroppo l'ente non è possibilitato, è impossibilitato a fare. Pertanto è un bando complesso, Sono prevede, 10 mesi, sono 10 mesi che è lavorano. stato già Avete avuto pubblicato, 10 è già mesi. stato pubblicato una volta e non ha Una partecipato. manifestazione di interesse Interesse, si fa. Avete 10 mesi. Pubblicarlo dalle zone di Dubai, magari qualcuno riusciamo a Il codice degli trovarlo. appalti prevede Perché? per questa tipologia di bande una manifestazione di interesse. Il bando già è pronto, verrà pubblicato. Chiaramente i tempi di esplicazione del bando non so se ci permetteranno di aggiudicare prima della nuova stagione. Qualora se lo dovesse fare, è chiaro che questa amministrazione, così come ha fatto la scorsa volta, troverà una soluzione perché la piscina Che potrebbe essere la proroga alla fine, Sicilia non verrà sostanzialmente. E come si chiusa. fa? La Corte dei Conti non ce la Non fa più. verrà chiusa, la piscina continuerà ad essere attiva e nella stagione estiva l'obiettivo è quello che anche la parte esterna sia attiva. Vi sollecito su un ultimo punto, sarebbero tanti davvero, ma i tempi sono quelli che sono e parliamo stavolta davvero di politica e di consiglio comunale. Vi chiedo a Ezio Mannino, che in questo momento è amministratore, ma per tanti anni è stato consigliere comunale, al collega Anthony Di Stefano, che adesso è proprio in consiglio comunale, un parere su questa politica paternese, su tanti ragazzi, tanti volti nuovi che si sono affacciati alla politica. Vi chiedo un giudizio su maggioranza e su opposizione, alla luce anche del fatto che proprio tra le ultime novità ci sono le dimissioni di Ionella Rapisarda come capogruppo del gruppo proprio Nino Naso Sindaco. Evidentemente un consiglio comunale che è sempre fotografia istantanea dello stato dell'arte di questa politica, che è sempre poi in evoluzione. Iniziamo da Antonio Stefano e poi passiamo e poi proseguiamo. Io faccio una brevissima e semplice considerazione. Non voglio entrare nel merito e nello specifico dei lavori del Consiglio Comunale, mi limito a dire, questa è un'opinione mia personale, il Consiglio Comunale oggi, e questo è un brutto segnale che sta passando, in coincidenza con l'insediamento di questa amministrazione comunale, viene visto il Consiglio quasi come un luogo dal quale si deve passare se proprio non se ne può fare a meno. Quasi un fastidio il fatto che si debba chiedere il voto al Consiglio Comunale perché non sai in Consiglio Comunale poi quello che viene fuori. È un tipo di ragionamento che io non posso accettare, che non condivido. A mio avviso, in una città di 50.000 abitanti come la nostra, il consesso civico dovrebbe riunirsi almeno una volta ogni 15 giorni, anche quando, ed è accaduto molte volte, non ci sono delibere di giunta che arrivano in consiglio comunale. Perché i temi da noi in città, nel bene e nel male, non mancano. Questa è un'opinione mia personale. Tante volte i lavori del consiglio comunale si sono bloccati e non si sono bloccati perché c'era, come al solito, l'orco cattivo soltanto da una parte che aveva deciso che non si dovesse fare consiglio comunale. Anzi, vorrei ricordare a me stesso per ricordarle a tutti che in parecchie circostanze è stato grazie all'opposizione che si è mantenuto il numero legale in aula. Detto questo, io personalmente, e così concludo in riferimento a quello che domandavi a proposito dei giovani, io personalmente appartengo a quella generazione che fino all'ultimo, fino alla fine, proverà a non far scocciare quei ragazzi e quei giovani che dalla politica, ascoltando certe situazioni,
dove si parla soltanto di scambio di assessorati, di posti nel nucleo di valutazione, di questo in cambio di quell'altro, si allontanino definitivamente. Con l'aggravante, sai qual è? L'aggravante è che già è una terra purtroppo bellissima, ma sfortunata, si è costretti ad andare via. Se allontaniamo i giovani anche da quella che è la politica, che lo ripeterò fino alla nausea e fino all'infinito, deve tornare a fare sognare, abbiamo fallito totalmente e ha fallito anche la mia degenerazione, che è stata quella che per anni ha detto dobbiamo fare qualcosa non per noi stessi, ma anche per quelli che ci saranno dopo. Ecco, a me dispiace dirlo, ma non sto vedendo in questo momento un sentiero tracciato sotto questa direzione. Ripeto, oggi c'è chi è stato chiamato ad amministrare ed è sacrosanto che continui a farlo. Chi sta amministrando però non dimentichi che la maggioranza della città ha votato altri due schieramenti e che questa maggioranza della città non può essere ignorata in ogni passaggio che viene portato avanti e viene condotto. Noi stiamo lavorando perché vogliamo dimostrare che c'è la possibilità di avere un'altra visione della città, c'è la possibilità di costruire non soltanto una Paternò diversa e nuova, ma anche un territorio nuovo. Partendo, sapete da che cosa? Lo dico con chi credo che abbia sposato a cuore all'inizio, poi non gli è stato permesso, ora probabilmente magari torneremo a confrontarci, da una cosa che si chiama urbanistica. Rivalutare il centro storico, con il nostro centro storico che ormai è un centro vecchio, non è più un centro storico che sta crollando, da lì si potrebbe rimettere in moto non soltanto l'urbanistica, ma anche l'edilizia, l'aspetto legato ai giovani, la socializzazione e tutto il resto. È un argomento molto ampio che non possiamo esaurire in un minuto, magari poi ci ritroveremo per parlarne. E che avrebbe bisogno di una puntata assolutamente a sé. Ignazio Mannino, il Consiglio Comunale è il luogo che conosci molto, molto bene con i suoi scontri e i suoi incontri. È un luogo, tra l'altro, che appunto, come dicevamo prima, comprova anche una certa vivacità anche dal punto di vista politico. Ti chiedo un giudizio su questa opposizione e in prospettiva cosa accadrà alla maggioranza. È doveroso rassicurare il consigliere Di Stefano che tutti gli atti che vanno in consiglio comunale, che devono andare in consiglio comunale, per legge ci vanno. Non bisogna sovrapporre quelle che sono le competenze del consiglio comunale e della giunta. Confusione che ogni tanto un po' tutti tendiamo e rischiamo di Assessore, fare. fortuna che c'è la legge che li fa arrivare in Consiglio Comunale. E né l'amministrazione vuole sottrarsi e vuole sottrarre il dibattito al Consiglio Comunale. Insomma, Anzi, le dico insomma. personalmente che io vengo ben Insomma. volentieri in Consiglio Guarda, non Comunale, è riferito a lei, sia non è riferito quando, a lei. ci sono delibere che riguardano il mio assessorato e quando non ce ne sono delibere. Anzi, molte volte mi rammarico del fatto che il dibattito si spegne o non viene attivato. Mi ricordo che il bilancio di previsione degli scorsi consigli comunali impiegava ore e ore intere. A mia, diciamo, grande spiacevole, ho visto che l'ultimo bilancio approvato non ha visto la stessa Ma c'era intensità. poco di che Mi discutere, è auguro arrivata una nota spesa in Consiglio Comunale, era uno scontrino, faccia era uno parlare. Io scontrino, non, cioè è, su cosa dovevi no, non ti dibattere? interrompo, Era non uno ti parlo, scontrino, non ti interrompo. Mi auguro che quindi sì o no? questo consiglio comunale che vedrà l'approvazione, comunque la discussione del bilancio, sia un consiglio comunale acceso e intenso. Per quanto riguarda il giudizio sul consiglio, io e su quanto anche diceva il consigliere Di Stefano, io sono abituato a parlare con i consiglieri comunali né di sottogoverni né di ruoli né nient'altro se non che di delibere. E reputo opportuno che il consigliere comunale, nell'ambito e nell'altezza del proprio ruolo, perché rappresenta la città, debba necessariamente prendere delle deduzioni, debba prendere delle posizioni sempre nel rispetto della crescita della città. Ed è quello che invito sempre io a fare ai consiglieri comunali. E posso Questo sta dire con un avvenendo, a questo punto bizzico, la domanda gliela devo con un fare, ma bizzico di questo pre sta avvenendo? con un bizzico di presunzione dico che è quello che facevo io quando ero consigliere comunale. Devo dire che ieri è avvenuto, ieri il consiglio comunale ha dato una bella dimostrazione dal punto di vista della maggioranza di compattezza, perché 14 componenti della maggioranza hanno votato in maniera favorevole alla delibera e dal punto di vista del confronto e del dialogo c'è stato un ottimo confronto e dialogo tra componenti di maggioranza e di opposizione. E questo è il lavoro che deve fare. In passato forse qualche errore il consiglio comunale l'ha fatto, è dovuta forse possibilmente alla voglia di fare, ma anche all'inesperienza dei nuovi consiglieri comunali, ma reputo che ci sono gli elementi, così come si è dimostrato ieri sera, di lavorare bene, di lavorare in maniera serena per la città. Il consigliere comunale risponde alla città, l'amministrazione risponde alla città e gli atti non sono né dell'assessore Mannino né del consigliere Di Stefano.
Gli atti sono della città e la valutazione che deve fare il consigliere comunale e l'amministrazione la deve fare sempre nel bene e nell'interesse della crescita della città. Questa è la maggioranza, l'opposizione cosa farà e soprattutto come è cresciuta, se è cresciuta in questi ultimi 2 anni. Poi chiudiamo. Io sono molto contento e orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in Consiglio Comunale. Lo dico perché non c'è stata una sola volta, una volta soltanto, che in Consiglio siamo giunti ed arrivati impreparati. Abbiamo sempre studiato tutti gli atti che ci venivano sottoposti, per questo dico che abbiamo sempre motivato ogni nostra scelta. E attenzione, anche all'interno dell'opposizione ci sono delle vedute diverse, ma sono vedute che noi limiamo, noi facciamo delle riunioni precedenti al Consiglio Comunale, proprio per analizzare meglio i fatti. Se c'è una cosa però, anzi, un'ulteriore cosa, Assessore, che devo farvi notare, ma l'abbiamo detto anche altre sere in Consiglio, non è possibile presentare delle interrogazioni consigliari, che per noi sono il modo per sollevare le questioni, e avere delle risposte a quelle interrogazioni addirittura un anno dopo. Un anno dopo. Un anno dopo per rispondere ad un'interrogazione Perché consigliare. vengono lette in consiglio? Perché il consiglio non si è riunito, però Assessore Mannino, a casa mia gli arriva 8 mesi uffici. dopo, in consiglio viene letta un anno dopo. Non è ammissibile. Non mi risulta, però No, la ho verifichiamo, tutte le la date, ho tutto. Non è ammissibile. Allora, verifichiamo. sa, se avessi voluto cavalcare la tigre del populismo, ma sa cosa potevamo fare? Andare a fare interviste. Ma non sarebbe corretto, non è giusto. Ne Non hanno è consigliato, ci sono stati giusto. anch'essi manifesti Non è, ma non che. l'abbiamo e non l'abbiamo chiesto, non l'abbiamo fatto. Probabilmente abbiamo sbagliato, probabilmente lo Devo dovevo dire che pretendere. molte volte alcune interrogazioni dico, fanno anche un po', dai, sono anche un po', fanno perdere anche un po' di Io tempo rispondo alle ai mie, lavori dell'amministrazione, io perché sono rispondo così alle banali e mie, pretestuose che Assessore, potrebbero essere evitate. Non parlo delle sue in generale, rispondo però alle mie e di molte volte sono. certo un'interrogazione importante come quella del contratto di servizio non può essere liquidata in un arco di tempo enorme e con due righette, con due pensierini, questo qua è Prendiamo chiaro. atto che su questo contratto di servizio finalmente si è messo mano dopo tanti anni. In effetti questo era un tema che gli addetti ai lavori conoscono bene, che in effetti si doveva davvero intervenire. Io ringrazio il consigliere Anthony Di Stefano, ringrazio l'assessore Ignazio Mannino, Grazie li ringrazio anzitutto per il loro impegno, perché hanno accettato questo invito, perché hanno tenuto un confronto in maniera democratica e davvero leale. Non avevo dubbi sulla loro lealtà, sulla loro capacità di tenere il confronto. Io credo che momenti come questi facciano bene alla politica, perché poi vanno a migliorare il rapporto tra la politica stessa, ma soprattutto tra chi svolge ruoli istituzionali e chi invece guarda da casa e valuta, giudica l'operato di chi è chiamato ad impegnarsi per il bene comune. Dunque, io ancora ringrazio e rinnovo appunto, i miei ringraziamenti agli ospiti, al consigliere Anthony Di Stefano, all'assessore Ignazio Mannino, e il fatto riprende la prossima settimana.